Rieccoci insieme per una nuova puntata di Impresa e Territorio. Procedono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della parte produttiva del polo della meccatronica di Rovereto. La cordata, guidata da Collini Lavori S.P.A., si è infatti aggiudicata nei giorni scorsi la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo edificio produttivo. L'impresa ha ottenuto il miglior punteggio complessivo offrendo un ribasso del 21,6%, aggiudicandosi l'opera per un importo pari a 16,43 milioni di euro. La direzione dei lavori rimarrà in capo allo staff tecnico di Trentino Sviluppo, che ha firmato anche il progetto definitivo. La roadmap, stilata da Provincia e Trentino Sviluppo, fissa la posa della prima pietra del parco tecnologico entro l'estate 2012 e l'ultimazione dei lavori, compreso il trasferimento delle aziende, entro l'estate 2013. Azienda di punta del nuovo parco tecnologico sarà la Bonfiglioli Riduttori S.P.A., già presente a Rovereto dal 2011 con un centro ricerche orientato alla meccatronica, il Bonfiglioli Mechatronic Research, ed attiva da qualche mese anche con una propria unità produttiva. Ma in attesa di conoscere la cordata che realizzerà l'edificio da 3 piani e da 20.000 metri quadrati di superficie, nei mesi scorsi sono comunque partiti i lavori di apprestamento del cantiere. Il nuovo edificio ad L sorgerà all'estremità sud-ovest dell'attuale polo tecnologico di Via Zeni. Pur trattandosi di un compendio industriale, avrà connotazioni tecniche e qualitative elevate, con la parte superiore destinata ad uffici ed aziende leggere. Sarà costruita interamente in legno e certificata ARCA, con elevate performance in termini di risparmio energetico e sicurezza. Anche il cantiere stesso è gestito secondo la certificazione LEED e prevede una particolare attenzione allo smaltimento degli scarti, recinzioni in legno, controllo degli spurghi verso i terreni adiacenti, sistemi di abbattimento delle polveri ed un innovativo macchinario per il lavaggio delle ruote dei camion al momento di abbandonare il cantiere. È tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Impresa e Territorio qui su RTTR, adesso la nostra scheda. Polo della meccatronica. Rappresenta l'evoluzione dell'attuale polo tecnologico di Via Zeni a Rovereto. Oltre al nuovo edificio per le aziende, del quale sono appena iniziati i lavori, offrirà spazi per le attività di ricerca e di alta formazione, ma anche 2 edifici innovativi dove si trasferiranno gli istituti scolastici ITI Marconi e il Centro di Formazione Professionale Veronesi. Impronta internazionale. L'impostazione progettuale del parco tecnologico, ovvero la parte del polo della meccatronica destinata ad accogliere le attività produttive e di ricerca, si è ispirata ad alcune esperienze internazionali di successo, tra cui il CEME, Center for Manufacturing Excellence di Londra, e il centro EPFL di Losanna, tra gli esempi più innovativi ed avanzati al mondo di interazione tra mondo produttivo e sistema della formazione.